believe. Somebody's hurt. Subito
aristocrazia. Non lo ripeterò dunque mai abbastanza. Non più dei francesi, non più dei, se non volete che il loro funesto potere vi faccia ripiombare negli orrori del dispotismo. Ma li distruggerete soltanto beffandovi di loro. I pericoli che comportano rinasceranno tutti e subito se li tratterete con serietà o con importanza. Non rovesciate con collera i loro idoli, riduceteli in polvere scherzandovi sopra e vedrete le superstizioni cadere da sole. Tutto questo spero sia sufficiente a dimostrare che non si dovrà promulgare nessuna legge contro i delitti di religione, perché chi offende una chimera non offende nulla e perché sarebbe sommamente incoerente punire chi oltraggia o disprezza un culto di cui nulla vi dimostra con chiarezza la superiorità rispetto agli altri. Ciò significherebbe necessariamente prendere posizione e influenzare in tal modo la bilancia dell'uguaglianza, prima legge del nuovo Stato. Somebody's heart. Interessante. E cioè? Che ho vinto. Ti do scacco matto. È vero. Ti è stato d'aiuto questo rinvio? Ah sì, certo. Ne sono lieto. E adesso ti lascio. Quando ci rincontreremo, sarà giunta l'ultima ora. Per te e i tuoi compagni di viaggio. E tu ci svelerai i tuoi segreti? Io non ho alcun segreto da svelare. Allora non sai niente? Non mi serve sapere. La fierezza del repubblicano richiede una certa ferocia. Se si rammollisce, se perde la propria energia, egli sarà subito soggiogato. Si presenta ora alla nostra attenzione una riflessione piuttosto singolare, molto ardita, ma che ho deciso di esporre, essendo vera. Una nazione che si è sempre governata in forma repubblicana si sosterrà solo con le virtù, poiché per giungere al più bisogna sempre iniziare dal meno. Ma una nazione già vecchia e corrotta, che coraggiosamente scuoterà il giogo del proprio regime monarchico per adottarne uno repubblicano, si manterrà soltanto grazie a molti crimini. Essa, infatti, è già nel crimine, e se volesse passare dal crimine alla virtù, vale a dire da uno stato violento ad uno mite, cadrebbe in un'inerzia che avrebbe come risultato immediato la sua sicura rovina. Cosa accade ad un albero trapiantato da un terreno pieno di vita, in una piana sabbiosa e arida? Tutte le idee intellettuali sono così connesse alla fisica della natura.
Believe. Somebody's heart. Sulle leggi d'eccezione! Avevate torto! Avevate torto! Avevate torto! Avevate torto! Avevate torto! Avevate torto! Avevate torto!